Buonasera, per le nostre video interviste abbiamo al telefono uno dei migliori direttori sportivi che la Campania possa avere e parlo di Marco Mignano del Campania. Ciao Marco, buonasera. Buonasera Mario, buonasera anche ai tuoi ascoltatori qua. Perfetto Marco, senti, ti ho chiamato perché volevo analizzare insieme con te alla luce degli ultimi risultati. E alla luce di quanto poi è capitato ad Ischia, ecco, di fare un punto sulla situazione del girone H per quanto riguarda la Farnese, il Martino, la Casertana e l'Ischia. Sono le quattro che praticamente si stanno contendendo la promozione diretta. Diciamo l'unica promozione probabilmente che c'è perché i playoff non avranno alcun valore sportivo. Ma probabilmente solo economico. Allora, vediamo un attimo. Allora, prendiamo un attimo il tuo Campania Piscina. Manco a farlo apposta, tu e l'Inter Napoli avete lo stesso destino, quello di incontrare sia la Sarnese che la Casertana. Ecco, questo ti sembrano scontri fraticidi? Hai sentito? No, scusa Mario, non sentivo. Ripeti, dimmi un'altra volta, dimmi. Allora, ti ripeto la domanda. Tu e l'Inter Napoli, cioè il Campania Piscinola e l'Inter Napoli, in pratica passano per per i destini di Sarnese e Casertana, giusto? Ecco. Questo potrebbe essere, anzi, sarà sicuramente un fraticidio. Cioè, i fratelli uccisero i fratelli, in poche parole, Marco. Mario, noi abbiamo tanto rispetto per queste compagini che solo a giocarci contro per noi è solo un motivo di orgoglio. Noi sia Sarnese sia Casertana le affronteremo come abbiamo affrontato tutte le partite perché è proprio la nostra mentalità affrontare le partite sempre a un modo. Sia Casertana sia Sarnese sia Vini, Busso, Trani, che affronteremo le partite sempre sotto quell'aspetto là, sicuramente ogni partita noi la vogliamo vincere, vogliamo mettere in modo di farci trovare sempre pronti, perché vogliamo anche togliere le soddisfazioni al nostro presidente De Micco, ai nostri tifosi, e vogliamo portare l'unico di marcia che stiamo portando come neopromossa, stiamo facendo un campionato secondo me straordinario e secondo me con un po' di fortuna potevamo avere qualche punticino, però non fa niente, siamo contenti lo stesso. Certo, senti, domenica tu ricevi la Casertana, sabato, cioè sabato, scusami, alle ore 15, giusto? Alle 15 al dietro la Migna, esatto? Hai notizie di eventuali divieti del pubblico rossoblù? Mario, attualmente non abbiamo notizie, noi sappiamo che sabato verrà la Casertana da noi, per adesso la partita non hanno visto né divieto, visto poi non lo so, sono cose societarie che si vede direttamente il E vabbè, presidente, quella cosa lo vede. diciamo, attualmente cioè, diciamo, la partita si giocherà dietro la vita. Certo, no, perché sinceramente è un peccato, una società piccola come la vostra, un grande incasso e quanto lo fa più a questi livelli qua? Questo è un altro. Sicuramente la squadra che domenica ha giocato con l'Ischia, siamo 5.000 tifosi Spettacolo. al punto di Caserta, sicuramente non potranno venire con 5.000-4.000 perché la capienza è quella che si conosce dietro la mia. Per noi come staff, come mister, come società pensiamo solo alla partita, poi per il resto ci pensa il presidente fuori all'esterno. Certo. Senti, ritorniamo nuovamente alle quattro big. Vediamo un attimo l'Ischia, tu hai visto quanto è successo, hai ascoltato la mia intervista fatta a Rossoblù.
all'entusiasta, che è pieno di entusiasmo, l'hai sentito, no? Mi muoci da re. Sì. Ecco, questo in... Che... Giustamente, come lui ha detto, io ritrovo un'altra squadra, innanzitutto più rinforzata, onestamente, rispetto a quando c'era lui. Sicuramente non è la stessa squadra che stava lui, è una squadra totalmente diversa, però Mister Cittadelli è bravo, sicuramente sarà lui con i ragazzi di fare 5 partite alla grande per raggiungere il massimo obiettivo. Sicuramente questo è un campionato difficilissimo, che si sta dimostrando tale, perché a 5 partite dalla fine, oggi attualmente stanno 4-5 squadre che ancora che si giocano il campionato, questo fa capire l'importanza e la difficoltà del campionato. Squadre come Sarnese, Martina Franca, Ischia, Casertana la stessa, Casertana fino a un mese fa stava 8 punti indietro, adesso sono in messa a 3 punti, un campionato secondo me uno dei più belli degli ultimi anni. Io faccio il tifo sicuramente per una campana, Mario, poi... Certo. Dopo le vostre vittorie. Certo, dico dopo le vostre vittorie, naturalmente. Senti una cosa... questo è scontato, affronteremo una partita importantissima per noi, che ci teniamo tanto, perché chi ha in vista campana mette sempre quella concentrazione, o sia per la Casertana o sia con l'ultima classifica, è sempre quella là. Noi sabato aspettiamo la Casertana, saremo felici di ospitarli da noi. Abbiamo tantissimo rispetto per loro, però noi giocheremo sicuramente, secondo me, una grandissima partita sabato. I ragazzi stanno concentratissimi e vogliosi, vabbè. Certo, senti una cosa, secondo una tua esperienza, sarà determinante le due gare del Martina che hanno però in casa, sia con la Casertana che con la Sarnese? Da qui passerà la promozione o no? In base a questi risultati, il Martina ha qualche scatto in più, perché pare lo scontro diretto in casa. Due scontri diretti fa, tutti e due, però sia con la Casertana e sia con la Sarnese, è importante. Però io penso che questo è un campionato che gioca partita dopo partita. Uno scontro diretto può essere alla fine del campionato fondamentale. Sicuramente il Martina avrà lo scontro con le mura amiche, ma giocherà con delle signore squadre come la Casertana e la Sarnese. La Sarnese è una squadra che il mese scorso è andata a vincere a Caserta. Questo è un campionato strano, Mario, questo qualsiasi squadra può andare a fare il risultato fuori. E io domenica dopo la partita sentendo i risultati, è una partita come il paese che è andato a vincere a Caserano, fa capire il campionato come è difficile. Ecco, hai parlato del Gaeta. Domenica il Gaeta ospita la Sarnese. Sabato. Gaeta Sarnese, sabato. A Gaeta. Mario, questo è arrivato a un punto del campionato, la Sarnese domenica prima, diciamo che... ogni partita è una partita difficile, per trovare sempre la concentrazione. Gaeta sicuramente è una squadra che sta in difficoltà sia economiche sia societarie, stanno le difficoltà che il momento che sta attraversando il Gaeta. Secondo me è una partita difficile, perché tale fa capire il Gaeta che domenica è andato a casa a vincere. Però sono convintissimo che la Sarnese, che è una squadra che si trova con la rosa e con i calciatori, che anche che si trova in rosa, che con le motivazioni che stanno mille, perché hanno raggiunto il primo posto, sicuramente secondo me farà risultato bene. Certo, Marco, guarda, manco a farla apposta,
L'Ischia, che è quella che sta a 4 punti dalla vetta, ha in pratica un finale di campionato tutto in discesa, in quanto ha ho detto così, l'Ischia, con i suoi 55 punti, a 4 punti dal vertice, però ha un campionato, un fine di campionato in discesa. È uguale, te lo dico subito, c'è Isernese, Trani, Nardò, Gaeta e Viribus. Insomma, più facile di così non lo potrebbe avere, no? Mario, Sulla carta, sulla carta. l'Ischia secondo me è una squadra, non c'è bisogno che lo dico io, è una squadra importantissima per i giocatori che è Rosa, è una squadra costruita per vincere. Se vediamo i giocatori che ha in Rosa, sono giocatori che giocavano in Lega Pro. Ovviamente sono quattro partite alla portata dell'Ischia, però Mario, ti ripeto, ogni partita ha le sue difficoltà, la sua partita particolare. Adesso secondo me Citarelli, con la mente Citarelli, per i calciatori vorranno dare quel passo in più, però adesso andando Citarelli sicuramente sarà qui gestire un po' la situazione e sarà affrontare queste partite sotto l'aspetto caratteriale soprattutto. Certo, io ti ringrazio, penso di aver analizzato al meglio per quanto riguarda questo finale di campionato per le battistrada e poi domenica, sabato sera, per dir meglio, ne sapremo qualcosa di più. Così? Grazie sempre, disponibilissimo e gentilissimo, grazie. Niente caro, arrivederci.